Ciao ragazzi, in questi giorni non si parla d'altro. Shakira non ha solo lanciato una frecciatina, ma neanche tutto l'arco. Ha letteralmente sganciato una bomba che ha finito per distruggere l'ormai ex compagno Gerard Piqué. La risposta di Piqué non è tardata ad arrivare, anzi è avvenuta poche ore fa in diretta su Twitch e vedremo anche quella. Il video della sua ultima canzone ha fatto oltre 60 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Ma perché? Cosa racconta Shakira in questa canzone? Mi sono documentato tantissimo e sono qui con voi per analizzare tutte le prove e magari fare luce su verità. Ce l'ha. Prima di scoprire i significati nascosti in questo testo, dobbiamo fare un passo indietro e indagare sulla coppia più chiacchierata del momento. Se vi interessa questa tipologia di video un po' meno seriosa e più chiacchiereccia e gossiparella, fatemelo sapere con un like e un commento, così so che posso farne altri e magari indagheremo anche sulla vita di qualche altro VIP che ha qualcosa da nascondere. Shakira e Piqué si conoscono nel 2010 durante le riprese del videoclip Waka Waka. La canzone dei mondiali di calcio di quell'anno, dove tra i vari calciatori compariva anche Gerard Piqué. Tra i due scoppia un amore folle, fatto di tanta complicità e soprattutto tanta passione. Diventò addirittura virale il sintomo di contentezza pazzerella che il calciatore aveva dimostrato soltanto alla vista della cantante appena arrivata all'aeroporto El Prat di Barcellona. La paparazzata venne ribattezzata El Piqueton de Piqué. Nel corso di questa lunga loro storia, durata 11 anni, nascono anche due figli, Sasha e Milan. 5 anni fa, nel 2017, lei gli dedica la canzone Menamore. Shakira e Piqué rappresentano una delle coppie più amate al mondo. Il videoclip raggiunge quasi 1 miliardo di visualizzazioni. A giugno 2022, Shakira inaspettatamente chiede la separazione. La causa si scoprirà essere i molteplici tradimenti per mano di Piqué, l'ultimo con Clara Chia Marti, ex cameriera che Piqué avrebbe conosciuto proprio in un bar, anche se, secondo altre fonti, i due avrebbero amici in comune e proprio per questo si sarebbero incontrati per la prima volta a un matrimonio. Ora sembrerebbe che il caro Jerry e Clarencita facciano coppia fissa e che lei abbia abbandonato la carriera di cameriera per dedicarsi a quella di organizzatrice di eventi per la società di lui. Pensate che in questa mia simpatica, questa volta indagine, ho scoperto che Shakira non ha mai voluto sposarsi con Piqué nel corso di questi 11 anni perché, parole sue, non voleva essere vista come moglie ai suoi occhi, ma piuttosto come la sua ragazza. Un frutto proibito, così perché lui restasse sempre sull'attenti, chiarendo quindi che ad ogni suo comportamento avrebbe potuto cambiare le carte in tavola, e a decidere le regole di questo gioco è sempre stata solo e soltanto lei. Io credo a questo punto che un pelo l'abbia fatto anche per un minimo tutelarsi, avendo capito che non si trattava di un uomo poi così tanto affidabile, anche se comunque lo amava e al cuor non si comanda, purtroppo. Analizziamo adesso le frasi più significative di questa canzone con cui Shakira ha distrutto il suo ex compagno Gerard Piqué. Vi garantisco che alcune hanno significati nascosti che valgono la pena essere capiti perché vi faranno volare altissimi. C'è un disclaimer iniziale perché la Queen avvisa con pa tipo scomo tu. Dice: guarda, questa canzone è per i traditori come te, ascoltala. Continua cauta, ma per poco, tranquilli. Ho preso un altro aereo, non torno, non voglio un'altra delusione. Alludendo al fatto che Piqué è recidivo, quindi Shakira sa benissimo che anche mai lo perdonasse, comunque lui probabilmente tornerebbe a ricommettere lo stesso errore. Ti atteggi tanto da campione e quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore. Shakira infatti scopre il tradimento di Piqué proprio nello stesso periodo in cui il padre di lei stava male di salute, e in quel momento lei probabilmente aveva bisogno di una spalla da parte del suo compagno e invece ha ricevuto una pugnalata. Mi dispiace tesoro, da tempo avrei dovuto buttare fuori quel gatto, una lupa come me non è per tipi come te. Votare segato significa letteralmente votare il sacco, quindi è un po' che si vede che lei sente il bisogno di buttare fuori tutto quello che ha dentro e finalmente con questa canzone lo sta facendo. Grazie Shakira, grazie. Il gioco di parole le permette anche di paragonare l'ex compagno a un gattino, incomparabile invece al prestigio di lei in quanto lupa, l'animale che le viene associato dal 2009 quando divenne ufficialmente She-Wolf.
questa è bellissima. Ti sgombero domani, se vuoi portati anche lei. In una diretta su Twitch del 2021 tra Piqué e Ibai, noto streamer spagnolo, è apparsa, udite udite, proprio Clara. E sembrerebbe che proprio grazie allo screen, che ovviamente in tantissimi fecero, perché tantissimi si resero conto che quella non era Shakira, sembrerebbe che questa sia stata la chiara conferma ai dubbi che già lei aveva. Difatti in quel periodo i due ancora non si erano lasciati, e gli spettatori che in quel momento stavano guardando la diretta, infatti, avevano nasato qualcosa e ci avevano visto giusto. Quindi adesso lei gli sta chiaramente dicendo: adesso fuori da casa mia. E pensare che sembrerebbe essere partito tutto da un barattolo di marmellata. Quando lei infatti dice: fai tanta ginnastica ma fai lavorare anche un po' il cervello, si riferisce chiaramente a quanto Piqué pecchi di intelligenza, a differenza sua che invece ha un QI superiore alla media, oltre che essere piuttosto furba. La cantante infatti si sarebbe accorta che durante le sue lunghe assenze da casa, date dalla sua promozione di vari singoli in giro per il mondo, tour qua e là, la sua marmellata tendeva a diminuire, e a Piqué la marmellata non piace. Per togliersi qualsiasi dubbio, se sembrerebbe che poi Shakira abbia assunto un investigatore privato, e quello che ha scoperto ovviamente è storia. Da lì a poco lei poi chiederà la separazione. Ed ho troppo per te, è per questo che adesso stai con una come te. Chiaro, conciso, giusto. Qua fuochi d'artificio. Hai un nome da brava persona. Chiaramente, scritto claramente, non è come sembra. Clara Chia Martí è l'ultima ragazza con cui Piqué ha tradito Shakira, nonché sua attuale compagna. Capito che non è colpa mia se ti criticano. In questa breve frase è probabile che Shakira voglia intendere che Piqué ha lamentato più volte a Shakira il fatto che forse i suoi fan si siano accaniti ferocemente nei suoi confronti in maniera del tutto esagerata, ma con questa frase lei vuole chiarire che non è colpa sua se questo è successo, bensì colpa di lui che ha sbagliato, oltretutto contando il fatto che non è stato uno sbaglio di una sera, ma si parla di molteplici tradimenti, quindi insomma credo che Piqué l'abbia combinata davvero grossa, e adesso è giusto che se ne assuma le responsabilità. Più carica che mai, lei prosegue con: io faccio soltanto musica, è inutile che schizzi. Ma la cosa potente è che utilizza il termine salpiqué per dire schizzare, inutile che ti agiti, inutile che schizzi, salpiqué. Che gli vogliamo di Shakira, ma Shakira, Shakira! È riuscita a inserire all'interno del testo anche chiaramente il nome del suo compagno traditore senza scrivere il suo nome. Ha inserito il suo nome all'interno di una parola. Sapete che inserire il nome significa anche rischiare una denuncia, una diffida. Invece lei è riuscita comunque a inserire il suo nome mettendolo all'interno di una parola, sollevandola da qualsiasi pericolo legale e chiarendo comunque al mondo intero chi è il traditore di questa canzone, Piqué. Ma questo è niente a confronto a quello che viene dopo. Questo è per mortificarti, dice: mastica e ingoia, ingoia e mastica. Io con te non tornerei neanche se piangi, neanche se mi supplichi. Lui ha provato a chiederle scusa e questa è la risposta di lei? E soprattutto mi viene da chiedermi: Clara, allora, lo sa? Claramente non credo. Poi questa è la frase di cui tutti stanno parlando: hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex per un Casio. Perché proprio questo paragone? Perché il calciatore ha una folle passione per entrambe le cose, quindi sia per le Ferrari che per i Rolex. Hai fatto una ricca collezione di tutto questo, ma credo anche di Casio. E difatti la risposta di lui riguarda appunto il brand Casio. Durante la diretta di Twitch infatti ufficializza che la Casio sarà lo sponsor ufficiale della sua trasmissione calcistica, e non troppo velatamente vuole dare anche una risposta alla sua ex compagna. Un lo della canzone di Shakira va por Piqué o no? Che credo che sì. Un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes.
Un accordo con Casio. E non troppo velatamente, credo voglia dare anche una risposta secca alla sua ex compagna. Este reloj es para toda la vida, te lo dico, eh. Peccato che la cosa più preziosa di tutte probabilmente l'ha persa. Infatti lei poi aggiunge: io valgo 2 per 22. Il 2 infatti è un numero importante per la coppia. Non a caso quando faceva gol lui segnava con le dita 2 più 2. Shakira è nata il 2 febbraio, Piqué anche, hanno 10 anni di differenza, lui è nato nell'87 e lei 10 anni dopo, infatti lei è 10 anni più vecchia, anche se ne dimostra 20. Ne ha invece 44, l'esatto doppio di 22, età che al momento del tradimento aveva Clara, l'amante di lui. Finiamo con il momento più alto di tutti, quando lei dice: mi hai lasciato come vicina di casa la suocera con la stampa alla porta e il debito al fisco. Pensavi di avermi ferita, ma mi hai resa più forte. Shakira infatti con queste parole confessa le proprie condanne peggiori e sottolinea però che queste l'hanno soltanto fortificata ancora di più e aggiunge alla fine: le donne non piangono più, le donne fatturano. Shakira ha veramente fatturato tanto, tanto da essere la cantante donna più pagata del mondo. E quindi Shakira sì, avrà pianto, ma ha anche sicuramente fatturato tantissimo. Credo di avervi detto tutto riguardo la bomba sganciata da Shakira. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, voglio assolutamente sapere voi da che parte state. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate con questo emoji, mettete like e iscrivetevi al canale se volete continuare a indagare con me anche nel prossimo video. Ciao! E anche Shakira comunque è stata tradita, le corna stanno davvero bene su tutti.